Buongiorno a tutti e di nuovo bentrovati per il nostro appuntamento con la pratica a distanza. Allora, video pratica che non avrà bisogno di una preparazione, quindi possiamo eseguirlo senza appunto esercizi preliminari oppure ci si va a vedere il primo dei video registrati con gli esercizi preparatori ed eventualmente poi si fa questo. Bene, giusto qualche istante per raccoglierci, per, come dire, segnare, marcare una linea di confine fra il tempo che è stato fino adesso e il momento che ci prendiamo invece per la pratica, un momento che fondamentalmente deve essere di ascolto. Posizione seduta con le gambe incrociate, le braccia bene allungate poggiano sulle ginocchia. L'esercizio principe da fare in qualsiasi momento della giornata è prenderci un momento per divenire consapevoli della respirazione e così facciamo. Il viso si ingentilisce, l'attenzione sarà unicamente focalizzata al flusso dell'aria che entra dalle narici, scende nella gola, nei polmoni, all'inspiro. E dal flusso inverso dell'aria che dai polmoni risale nella gola e scende dalle narici e tiepida accarezza il labbro superiore. Una profonda espirazione per aprire gli occhi, arrotondare il dorso, intanto con le mani afferriamo il piede o la caviglia che abbiamo in avanti, lenta e profonda inspirazione, invitiamo il petto ad aprirsi, le spalle ad arretrare, il collo ad arretrare, inspirando. Espiro, fletto il capo, arrotondo il dorso. E quindi al ritmo della respirazione diamo alla colonna la possibilità di fare questo movimento di flesso-estensione. Quando espiro mi chiudo, quando inspiro mi apro.
Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Con la prossima espirazione interrompo, vado a prendere la posizione a gambe divaricate, le mani a lato del bacino, restiamo in ascolto della nostra respirazione e per il momento limitiamoci ad ogni inspiro a allungare e stirare la colonna. Possibilmente i piedi sono a martello, quindi evito di ruotare, extraruotare le gambe e i piedi. E semplicemente ad ogni inspiro rilancio l'allungamento e lo stiramento del dorso. Il viso è morbido. Ora, senza fretta, se avrò la possibilità di farlo, ogni volta che inspirerò, proverò a flettere il busto in avanti. Ma la cosa più importante non sarà quanto ci fletteremo, sarà come lo faremo. Ovvero, cercheremo di farlo senza arrotondarci, senza flettere il capo, senza fare la gobba in sostanza, ma mantenendo la colonna allungata e stirata. Se poi scendo poco di un centimetro o due, non importa. Il come sarà colonna stirata, il quanto non ci importerà. Il respiro lento, profondo, se posso far durare 4-5 secondi un inspiro e 4-5 secondi un espiro, lo faccio. Riporto il busto alla verticale e sollevo le due braccia. La colonna è allungata e stirata. Con un inspiro ruoto il busto verso destra. Mi limito semplicemente a fare quello. Resto per qualche respirazione. Un espiro per tornare al centro, tengo ancora le braccia sollevate e con una nuova ispirazione dopo essermi allungato ruoto a sinistra e lì resto respirando. Espiro, torno al centro, riposo per qualche istante le braccia, ma ancora approfitto di ogni ispirazione per stirarmi e allungarmi un po' di più. Di nuovo, lenta e profonda ispirazione, sollevo le braccia verso l'alto. Ruoto il busto verso destra.
E poi con un'inspirazione, aprendo il fianco destro, lascio che il busto si inclini sulla gamba sinistra. Se la libertà ce lo consente, appoggio le mani giunte sulla punta delle dita del piede sinistro. Se sono in una situazione intermedia in cui le braccia non riescono ad arrivare a terra, posso appoggiare la mano sinistra a terra e lavorare per aprire il fianco destro. Resto lì per qualche respiro. Inspirando mi risollevo. Un breve passaggio al centro. Ruoto il tronco verso sinistra. E inspirando apro il fianco sinistro, inclinando il busto sulla gamba destra. Cercando di conservare una certa idea di aprire il petto verso il soffitto. In questo caso, se sono molto in difficoltà, con le mani che non arrivano al piede, mano destra appoggia a terra e il braccio sinistro oltre il capo, ogni volta che inspiriamo, stiriamo un po' di più il fianco. Inspiro, mi risollevo, espiro, busto al centro, riaccompagno le braccia e mi riposo qualche istante scivolando in appoggio sui gomiti, tenendo ancora qualche istante le gambe divaricate. Piano piano, sciogliamo e ci porteremo in piedi. Sfruttando un po' il lavoro in preparazione che abbiamo fatto, andiamo a divaricare le due gambe. Ruoto il piede destro verso destra completamente. Ruoto il piede sinistro anch'esso verso destra, cercando di non ruotare il bacino. Chi ha seguito già altri video si ricorderà che per questa postura del triangolo, questa sua variante, teniamo il bacino non ruotato. Le braccia forti spingono verso l'esterno, come se volessi distanziare tra loro le spalle. Comincio a far scivolare la linea delle anche verso sinistra, mentre la linea delle spalle la faccio scivolare verso destra, come se con la mano destra dovessi andare a prendere qualcosa di lontano. E cerco fin da qua di mantenere i due fianchi quantomeno paralleli, quindi evitare che il fianco che sta sotto, il destro, si chiuda e quello che sta sopra, il sinistro, si apra. Continuo nello scivolamento delle anche, da una parte delle spalle e dall'altra, vado ad appoggiare, se riesco, la mano destra a terra. Se la mano destra non arriva a terra, all'esterno del piede, l'appoggio sulla caviglia o più in alto. Braccio sinistro sulla stessa verticale del destro. Restiamo respirando, portando lo sguardo alla mano che sta lassù. Lente e profonde respirazioni.
lentamente mi risollevo, riposo le braccia, vado a invertire la posizione dei piedi, sinistro verso l'esterno, destro verso l'interno. Braccia forti. Scivolo con la linea delle anche verso destra, con la linea delle spalle verso sinistra. Cerco di mantenere i due fianchi paralleli, sia qua, sia quando andrò ad appoggiare la mano sinistra a terra, se posso, all'esterno del piede. Braccio destro sulla stessa verticale del sinistro. Se il collo non dà fastidio, lo sguardo alla mano che sta su. Cercando di lavorare mentre respiriamo per invitare i due fianchi a rimanere paralleli. Inspiro, mi risollevo. Riposo le braccia. Vado nuovamente a invertire la posizione dei piedi, facendo attenzione a quello che abbiamo intorno, perché praticheremo un equilibrio, quindi prevedendo magari la possibilità di perderlo, occhio a non avere qualcosa vicino a cui magari andare a sbattere. Dopo aver invertito la posizione dei piedi, piego il ginocchio destro, vado ad appoggiare la mano a terra sulla stessa linea del piede destro. Da qui, spostando il piede sinistro in direzione del destro, provo a tendere la gamba destra e a sollevare verso l'alto la sinistra. Allora, se non arrivo a tendere la gamba, può essere interessante mettere un supporto, magari un mattone o un libro, per appoggiare la mano quindi un po' più in alto rispetto al suolo. Da lì il braccio sinistro sulla verticale del destro, un po' come abbiamo fatto prima. Immaginate di dover un po' aprire le spalle, aprire le anche, come se volessi appoggiare le spalle e i due glutei a una parete immaginaria che sta dietro di me. L'ultima cosa che faremo, che complica un po' l'equilibrio, sarà portare lo sguardo alla mano che sta in alto, alla mano sinistra. Il ritorno. Andiamo nuovamente a invertire la posizione dei piedi, sinistro verso l'esterno, destro verso l'interno, anche se il dettaglio del destro è meno importante. Piego il ginocchio sinistro, appoggiando la mano, se possibile, sulla linea del piede. Porto il piede destro in direzione del sinistro, provo a tendere la gamba sinistra. Sollevo il braccio destro verso l'alto e per ultimo porterò lo sguardo alla mano che sta su, sapendo di complicare le cose per l'equilibrio. Attenzione sulla respirazione profonda, rilassata. Respiriamo. E il ritorno.
vado a invertire la posizione dei piedi, destro all'esterno e sinistro all'interno. Tutto come prima, con il bacino che non ruota. Le braccia si aprono all'altezza delle spalle e restano forti. Su un'inspirazione piego il ginocchio destro. Questa volta è importante che il ginocchio non vada oltre la verticale del tallone, quindi più o meno fa un angolo di 90 gradi coscia e polpaccio. L'esterno del piede sinistro bene incollato a terra. Su un'inspirazione scivolo ancora con la linea delle anche verso sinistra, fletto il busto verso destra, la mano destra si appoggia all'esterno della gamba destra del piede destro, braccio sinistro verso l'alto inizialmente, lo sguardo va alla mano che sta lassù e con la prossima inspirazione porto il braccio sinistro oltre il capo sul prolungamento del fianco. Facciamo così delle profonde respirazioni. Quando inspiro, il braccio sinistro lo tendo, il fianco lo stiro. Il petto lo vado a orientare un po' verso il soffitto. Riporto il braccio sinistro prima alla verticale e poi su un'inspirazione risollevo il busto, tendo anche la gamba destra e riposo le braccia. Un bel sospiro. Vado così a invertire la posizione dei piedi, sinistro verso l'esterno, destro verso l'interno. Braccia forti, aperte. Piego il ginocchio sinistro. Ginocchio sulla verticale del tallone. Scivolo con la linea delle anche verso destra, con la linea delle spalle verso sinistra. Appoggio la mano sinistra a terra all'esterno del piede. Inizialmente il braccio destro sollevato sulla verticale del sinistro. E poi con una nuova inspirazione, braccio destro lo porto oltre il capo. Devo sentire bene lo stiramento del fianco. Ogni volta che inspiro il braccio si tende. Il petto ha come voglia di orientarsi verso l'alto, verso il soffitto. Respiro. Riaccompagno il braccio destro al soffitto, su un'inspirazione risollevo il tronco, tendo la gamba sinistra, questa volta sciolgo e mi vado ad allungare qualche istante comodo sulla schiena. Lasciandomi il tempo per fare delle belle respirazioni profonde, dei bei sospiri, se arrivassero gli sbadigli. Diamoci veramente il tempo di integrare un po' ciò che abbiamo fatto.
facciamo poi due belle respirazioni con l'aiuto delle braccia. Inspirando, sempre restando stesi, porto lentamente le braccia oltre il capo. Ed espirando, le riaccompagniamo lentamente lungo i fianchi. Così, per due volte. Ci porteremo allora pancia a terra. Allacciamo le mani e le appoggiamo a terra, diciamo piuttosto distanti dall'ipotetica posizione della fronte appoggiata a terra, quindi non sono le mani vicino alla testa, ma un po' lontane. Procederemo in questo modo: si inspirerà, si resterà a polmoni pieni e nella pausa a polmoni pieni tenderemo le braccia, trovandoci leggermente quindi in arcani. Manteniamo a polmoni pieni per un certo tempo. Quando dovremo espirare, torniamo e rilassiamo. Quindi lo facciamo assieme. Inspiro, tendo le braccia in arco, resto a polmoni pieni. Espiro, mi riappoggio. Una seconda volta, inspiro, tendo le braccia in alto, resto a polmoni pieni. Espiro, ritorno. Eventualmente, avvicinando un po' le mani alla testa, sapendo che diventerà un po' più intensa, di nuovo inspiro, tendo le braccia, resto a polmoni pieni. Espiro, ritorno. Eventualmente resto in una delle posizioni precedenti oppure porto le mani sotto al mento e di nuovo inspirando tendo le braccia, lascio che la schiena si inarchi, resto a polmoni pieni. Ed espirando ritorno a terra. Questa volta rilasso e mi vado a portare sulla schiena per abbracciare qualche istante le ginocchia al petto. Allora, da qua, da questa posizione, accavalliamo la gamba destra sopra la sinistra. Quindi non vorrà dire semplicemente limitarci a cavallare le caviglie, ma l'intera gamba destra sopra la sinistra. Se ho la libertà per farlo, il piede destro si aggancia dietro alla caviglia sinistra. Apro le braccia sulla linea delle spalle, preferibilmente con il palmo delle mani girato verso il soffitto. Da qua facciamo scendere le due ginocchia verso sinistra, lasciando che il ginocchio destro, quello che sta sopra, vada ad appoggiarsi a terra.
chi se ne frega di quello che succede al braccio destro. Come vedete, nel mio caso il braccio si trova momentaneamente sollevato. Non forziamo per la voglia di andare ad appoggiare a terra, ma semplicemente restiamo e respiriamo profondamente. Manteniamo la posizione. Restiamo. L'idea è che, grazie a profonde respirazioni, in particolare espirazioni profonde, le rigidità, le tensioni nel dorso, nella zona della cintura scapolare, vadano via via rilassandosi. Sarà allora grazie a questo processo di sottrazione che eventualmente il braccio si avvicinerà a terra. Quindi in un certo senso, per arrivare un po' più in là, e qua è grande interesse nel praticare la postura del coccodrillo in rotazione, quello che dobbiamo fare è non fare, rilassarci. E a volte questo risulta un po' difficile, perché siamo abituati a un mondo, a una società che in realtà ci impone sempre di dover fare qualcosa, dover essere performanti, adempiere degli obblighi. Il lavoro che ci viene richiesto dalla posizione è l'esatto opposto: avere la capacità di entrare nel flusso del respiro e di lasciare andare le cose. Fare in un certo senso lo sforzo di lasciare andare. Lentamente riporto le ginocchia alla verticale, il capo frontale. Inverto la posizione delle gambe, quindi andando ad accavallare la gamba sinistra sopra la destra. Se riesco, aggancio il piede sinistro dentro la caviglia destra. E allora questa volta faccio scendere le due ginocchia verso destra, andando ad appoggiare il ginocchio sinistro a terra. Chi se ne frega di quello che succede al braccio sinistro, porto, se il collo non dà fastidio, lo sguardo alla mano sinistra. E lì resto respirando. Di nuovo con l'idea di non aggiungere nulla, determinazione, ostinazione nel voler scendere magari un po' di più col braccio, ma al contrario tolgo, sottraggo. Postura questa che aiuta, tra le altre cose, anche a pulirci dalle energie in eccesso. Quando parliamo di energie in eccesso, parliamo di quelle magari non propriamente nutrienti. Pensiamo agli eccessi di rabbia, gli eccessi di ansia, i pensieri fissi, i chiodi fissi. Sono tutta una forma di energia sicuramente non nutriente.
È la postura che, volendo, possiamo anche praticare per conto nostro, a lungo, anche 5-10 minuti per lato, contribuisce un po' a sciogliere questi nodi un po' fastidiosi. Restiamo respirando. Respirazione consapevole, lenta, profonda. Questa volta, per sciogliere, non muoviamo le gambe, portiamo il braccio sinistro, lo richiamiamo, lo portiamo sopra il destro. Sciogliamo l'intreccio delle gambe e ci andiamo a portare qualche istante pancia a terra, fronte appoggiata sul tappetino, braccia allungate in avanti oltre il capo. Restiamo per qualche respiro in questa posizione. Percependo, grazie alla respirazione, grazie agli espiri, soprattutto la possibilità di lasciare andare a terra, scaricare di nuovo tensioni in eccesso. Un mentale magari eccessivo che in questo momento ci sta disturbando. Quasi se potessimo lasciarne andare le scorie, scaricandole dal punto di appoggio della fronte a terra. Restiamo così per qualche respirazione. Poi con grande, grande, grande dolcezza, calma, sciogliamo per portarci seduti a gambe incrociate qualche istante. Prendendo ancora ben presenza degli appoggi a terra, quelli dei glutei, delle gambe. Qualche istante con gli occhi chiusi, prendendo ancora bene consapevolezza del respiro. Cosa che di tanto in tanto è bene fare durante la giornata, qualsiasi cosa si stia facendo. E forse non c'è modo migliore di terminare una giornata e di iniziare una giornata facendo una decina di respirazioni consapevoli. Quando siamo nel letto, prima di addormentarci e al risveglio, la prima cosa che facciamo per
iniziare e terminare una giornata all'insegna della consapevolezza. Su una bella ispirazione apriamo gli occhi se li abbiamo chiusi. Grazie tantissimo per l'attenzione, un saluto e una stretta forte a tutti.